Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo in Australia, nella città di Darwin. La popolazione è di circa 149.000 su una superficie di 3.164 km². Le temperature medie, minime e massime possono variare tra i 19 e i 31 gradi a luglio e i 25 e 34 gradi a ottobre-novembre. Se state sognando una vacanza in una località balneare, ricca di attrazioni e con un clima sempre piacevole, Darwin è la destinazione giusta. La vostra esplorazione di questa fantastica città può iniziare dal famoso mercato chiamato Sunset Market, dove troverete un sacco di stand con artigianato locale e specialità alimentari. Non lontano dal centro della città c'è una zona sul lungomare conosciuta come Darwin Waterfront Precinct, dove è possibile immergersi nella piscina a onde o nella splendida laguna, o si può passeggiare attraverso uno dei parchi pubblici pieni di opere d'arte. Se si vuole comprare qualche souvenir caratteristico, si deve andare a Smith Street Mallard e fermarsi in una delle boutique di lusso per comprare un prodotto di pelle di coccodrillo. Avete la possibilità di accarezzare un coccodrillo e camminare tra i più grandi coccodrilli marini a Crocosaurus Cove. Sul fiume Adelaide è possibile fare una crociera che permette ai visitatori di vedere i coccodrilli e partecipare a molte attività per scoprire gli animali locali. Se volete conoscere gli aborigeni e la loro cultura, ci sono visite guidate giornaliere alle isole Tiwi, che sono raggiungibili con un traghetto di 2 ore e mezza. Sarà un'esperienza proprio indimenticabile. Dopo una giornata a contatto con la natura, si può godere di una notte di divertimento. Fanny Bay è la zona ideale per chi vuole cenare con specialità locali e osservare un panorama mozzafiato. Uno dei ristoranti più popolari è il Darwin Sky Club, dove i visitatori possono godere di una splendida vista sul porto. Credite di ascoltare musica dal vivo? Ci sono molti club dove si svolgono concerti, come Discovery Night Club, dove famosi DJ e band locali si esibiscono. Chi cerca un'esperienza romantica da vivere con il proprio partner dovrebbe unirsi ad una crociera al tramonto a Darwin Harbour, a bordo di uno yacht di lusso dove si può gustare un'ottima cena. Non si può fare a meno di provare pesce fritto e frutti di mare. Il secchio di gamberi è un piatto che troverete in quasi tutti i ristoranti, di solito sono serviti con vino bianco o birra. Se amate i frutti di mare, dovreste provare anche le ostriche locali e troverete molte ricette a base di salmone o trota d'oceano. Un'altra specialità popolare è il calamaro sale e pepe. Questo piatto è spesso accompagnato da insalata e fettine di patate dolci fritte, salsa al limone o del riso al vapore. Anche per oggi è tutto, è stato un vero piacere viaggiare con voi, metteteci un like e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao!